applicazione ha tantissime performance negative perché non si può scaricare anche se sta avendo un ottimo risultato a livello nazionale. Per quanto riguarda il livello commerciale, io penserei a dare gli aiuti al commercio siciliano, al commercio nazionale, perché non ci sono settori, oltre all'alimentare e le catene che sono dietro, che hanno aumentato i fatturati. Il commercio e l'economia siciliana è in ginocchio, già sin dal 2019 era già in ginocchio, scusate la ripetizione, ma oggi hanno le gambe tagliate. Preferibilmente il cashback bisognerebbe farlo al contrario, aiutare le aziende per continuare a vivere. Sono poco informato, però è una cosa che mi potrebbe interessare perché un po' mi sono documentato, cioè ho iniziato a documentarmi, ma realmente conosco poco. Però è una cosa che mi interessa, cioè ancora però non ho una mia idea. Uso molto il bancomat, ma non ho ancora provato a scaricare l'app io, ma ho saputo da parecchie persone che ci sono moltissimi problemi riguardo l'agganciamento delle carte. In pratica, da quando è stata questa notizia cashback, la gente si è mossa, ha scaricato nell'app IO, diciamo, ha messo le proprie carte e ha fatto gli acquisti superiori, anche 3-4 acquisti, diciamo, a settimana, mentre prima ne facevano uno o due, anche di pendrive o cose varie. Comunque sì, ai minimi importi, ma comunque è servito, per ora sta servendo. Diciamo.